Ed eccoci qua, notizie molto molto importanti riguardo al mondo delle cripto. Oggi parliamo di metaverso, questo mondo virtuale basato sugli NFT, basato su giochi che sta veramente esplodendo nel mondo delle cripto e nel mondo online. Quindi tanti progetti nuovi, tanti token diversi, ragazzi, che ci sono veramente delle criptogemme che potrebbero esplodere. Se voi, ragazzi, mettete una certa percentuale di soldi attraverso queste criptomonete, potrebbero esplodere nel corso del tempo e avere un riscontro molto positivo. Vi ricordo, come sempre, mi raccomando, sono tutti miei pareri personali. Io vado a scovare il progetto, vado a vedere se il progetto è valido. Ovviamente sono tutti miei pareri personali, quindi è quello che penso io. Ognuno di voi pensa ovviamente diversamente. Vi faccio vedere la mia opinione personale di come ho analizzato il progetto che potrebbe esplodere nel corso del tempo. Come vedete, vabbè, prima di farvi vedere questo, come sempre, mi raccomando, lasciate un like, iscrizione e campanella, entrate nel nostro gruppo Telegram per ricevere domande, risposte anche ai vari business che portiamo, eccetera. Ah, oggi andiamo a vedere tutto su CoinGecko, fanno vedere tutta la lista delle migliori NFT a livello di capitalizzazione, a livello di mercato attualmente, anche a livello di prezzo più o meno. Ok? Vi ricordo, ragazzi, Axie Infinity è stata la prima, infatti è esplosa da pochissimo tempo, cioè qualche mese, è esplosa a 125 euro, è partita anche a 1 euro. Quindi sono tutte criptomonete ad altissimo potenziale, ovviamente non tutte, perché alcuni progetti potrebbero scammare, alcuni progetti non potrebbero andare male, quindi scendere il loro valore. Quindi si parla sempre di volatilità nel mondo delle cripto. Oggi faccio vedere i tre migliori progetti, secondo me, che potrebbero nascere in queste settimane, ma mesi, e potrebbero scoppiare nel corso del tempo. Quindi andiamo a vedere. Primo progetto, super veramente super interessante. Parliamo esattamente di NetVRK, è un progetto veramente, veramente nuovissimo, con alte capitalizzazioni di mercato veramente nel brevissimo periodo. Come vedete, è un progetto dove è veramente ancora nuovo, dove acquista la dimensione del mercato, c'è cioè un mercato globale in rialzo. Ci sono dei giocatori che giocano tutti, quindi è un livello di sistema basato sul VR e giocare attraverso il VR, che sapete bene, il VR è molto interessante anche nel mondo gaming. Qui ragazzi è listata su CoinMarket e su CoinGecko per vederla e potete scambiarla sia su DEX che su KuCoin. Infatti il lato positivo, KuCoin ragazzi è un exchange molto utilizzato all'estero, veramente fondamentale, sta arrivando come livelli di Binance e tutto il resto, quindi veramente veramente ottimo. Qui c'è tutta la fase intermedia di come sta andando il progetto, qui ci sono tutti i vari sponsor eccetera, la blockchain e tutto il resto. Questa è tutta la squadra e i creatori, qui come giocare. Fa vedere ovviamente tutto ancora in fase quasi di sviluppo, c'è tutta la carta bianca. Se andiamo a vedere un po' di progetto, andiamo a vedere come sta funzionando. Vedete, è veramente un giochino fatto veramente bene, basato sul metaverso. Giocare, guardate là, è un gioco in cui poter giocare e guadagnare criptomonete. Quindi sembrerebbe veramente, veramente assurdo. Guardate là come è fatto bene, poter raccogliere e giocare criptomonete. Andiamo a vedere ora la capitalizzazione del mercato. Come ho detto, ragazzi, sta esplodendo. Da un valore già di 5,31 euro, il progetto è nato esattamente è nato il 23 maggio del 2021, quindi si parla esattamente di pochissimi mesi. Valeva 27 centesimi, ora è stato fino alle stelle, fino a 5 euro, e sta sempre rialzando. In circa di 30 giorni ha fatto il 196%, ma la cosa più interessante è che sta aumentando la capitalizzazione, sta aumentando veramente il progetto, che sta diventando sempre, sempre interessante. Come vedete, volume di trading, questi ragazzi è il minimo che stanno ovviamente in giorni, questo è il minimo storico, fanno vedere un sacco di cose interessanti. È già scambiabile attraverso Uniswap, quindi potete comprarla o su Uniswap o su KuCoin, 8bit, Trui, quindi progetto già listato. Molto interessante. Queste sono le capitalizzazioni, ovviamente ancora basse perché ovviamente il progetto ancora si deve alzare, però veramente veramente progetto interessante. Mi piace anche come metaverso e come giochino. Andiamo a vedere, appunto, qui sono tutti i loro social per vedere. Andiamo a vedere il futuro. Secondo progetto, anche questo veramente interessante, che secondo il mio punto di vista è il progetto attualmente che sta scoppiando maggiormente, è The Sandbox. The Sandbox ragazzi, posso dirvi che secondo me farà a livelli veramente di Axie Infinity, non dico uguale, ma almeno la metà farà.
È un gioco, ragazzi, in alfa che può guadagnare esattamente i sandbox che ricevere, può guadagnare anche 3 NFT giocando. È aperto dal 29 al 20 dicembre in fase di pre-alfa. E come vedete, è simile tipo a Minecraft e a tanti giochi simili in cui poter giocare, possedere tipo Minecraft, ora non lo so bene, cambiare, possedere, comprare, metaverso, labirinti, cioè scambiare le porte, tutto il resto, guadagnare gettoni, migliorare i livelli. Comunque c'è un mercato dietro spaventoso, spaventoso. Questo è tutto il mercato, guardate bene, solamente per scambiare un puffo, che ne so, vale 3.000 dollari. Se scambiate questo qui, 500 dollari. Quindi, veramente progetto interessante, che se uno ci sta dietro, piace non giocare, si può creare veramente una rendita veramente passiva. Ricordo, su tutti i progetti ancora, diciamo, in fase di sviluppo, anche se questo è già a moda, potete già scaricarlo e provarlo, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere il progetto, 5,95 euro, anche questo, come vedete, capitalizzazione di mercato veramente altissima rispetto ad altri progetti che sono nati non da tanto. Il volume di scambio è veramente altissimo, quindi sono tutte note positive. Vi ricordo, più il volume di scambio, più la capitalizzazione del mercato è alta, e più che vuol dire che questa criptomoneta si sta facendo valere. Infatti, la criptomoneta in questione è nata esattamente nel 2020, progetto veramente che è nato da tanto, ma un progetto veramente che è esploso da poco, progetto nato nel 2020, ovviamente tutto in fase di sviluppo, è nata la criptomoneta. Ora, attualmente, infatti nel 27 ottobre, si parla di neanche un mese fa, è esplosa da pochi centesimi a 6 euro. Perché è esplosa? Perché ovviamente il gioco lo stanno conoscendo, il gioco finalmente è stato sviluppato più o meno a modo, in 5 anni ha fatto il 14.000%, quindi veramente tanta roba. Lato super positivo, che è veramente fondamentale per queste cripto, è listata su Binance, quindi per tutti i possessori di Binance potete comprarla di già, o è comprabile anche su Yubi e Oxys, questo non lo conosco. Comunque, guardatela bene su Binance al prezzo di 6 euro, cosa sta facendo? Un volume di scambio di quasi 2 milioni di dollari in giro di 24 ore, quindi volumi di scambi tanti, stanno comprando tanti, ovviamente potrebbero anche vendere tanti, però veramente Sandbox, come di queste tre che farò vedere oggi, ovviamente la migliore come progetto finale. Terzo e ultimo progetto, veramente anche questo abbastanza nuovo. Si chiama Aliworld, che è il progetto forse più nuovo rispetto a quei due. Aliworld è un progetto basato sugli alieni, MetaMask e tutto il resto che non conosco poca gente. È un progetto, ragazzi, ancora diciamo in fase di sviluppo, basato sugli NFT, rarità. È un giochino basato sugli alieni, quindi lo vedete, c'è tutto un ecosistema veramente, veramente alto. C'è tutti i partner ufficiali, quindi sono giochi fatti veramente bene. C'è tutta una tabella di marcia, vi posso far vedere nel poco. C'è questo giochino a farvi vedere, ovviamente è tutto in fase di sviluppo, comunque lo vedete, è un gioco veramente di alto livello basato sugli alieni. Non so come funziona il gioco, però penso che devi intraprendere i mondi, tipo a livello, vedete, fare risorse, intraprendere mondi, quindi anche questo è un progetto super interessante, ovviamente poi bisogna vedere in fase di sviluppo. Andiamo a vedere la cosa più interessante, che questo rispetto a quelle altre due è una capitalizzazione del mercato, anche questa abbastanza buona rispetto a questo. Ancora tipo il network, ancora capitalizzazione del mercato è abbastanza altina, qui ci dice 7.000 dollari, però veramente ancora bassa. Invece questo, anche se più nuovo, c'è una capitalizzazione veramente più alta, si parla di 455.000 euro. È sempre poco anche questo, ma veramente sta dando delle grandi soddisfazioni. Il progetto è nato da pochissimo, si parla da 9 aprile 2021, quindi qualche mese fa. È salito fino a massimale 5,29 euro, ora ha fatto una discesa colossale di 22 centesimi. Perché è salito questo progetto? Ovviamente quando sale il progetto all'inizio schizza le stelle, poi bisogna vedere poi l'andamento del progetto. Secondo me, dal mio punto di vista, questo qui nel corso dei mesi potrebbe andare alle stelle, se ovviamente il progetto andrà a buon fine. Prendete queste mie considerazioni personali sempre nel futuro, non immediato. Anche questa è una cosa super positiva, che appunto potrebbe, cioè potete comprarla su Gate, Max, ma soprattutto su Binance. Anche questo è un progetto molto valido. Potete comprare su Binance, avere un volume già del mercato di 220.000 dollari, quindi progetto interessante. Allora, ragazzi, questo è tutto, sono tre progetti fondamentali. Vi ricordo, per fare una sintesi, Nets è ancora in fase, diciamo, vedete, ancora non c'è capitalizzazione del mercato, quindi state sempre attenti. Anche lo stesso Aliworld, state sempre attenti, perché ovviamente sono progetti nuovi, con i progetti nuovi bisogna super stare attenti.
che potrebbero stare scendere le stelle. Lo stesso anche Sandbox, anche se Sandbox, ragazzi, è un progetto molto più serio, è un progetto molto più serio. Quindi per ora, diciamo, nelle migliori ipotesi di queste top, The Sandbox infatti è classificato come quarta criptomoneta a livello del mercato NFT e del metaverso, quindi secondo il mio punto di vista potrebbe anche arrivare terza o seconda. Ovviamente Axie Infinity per ora ci vorranno mesi e anni per superarla. Grazie per avermi seguito, mi raccomando, se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un mi piace. Ciao ciao!